Sono state posizionate in quattro diverse aree di Sala Consilina le cassette gialle a disposizione dei cittadini del Vallo di Diano in difficoltà che vorranno avvalersi dell'iniziativa SOS Cassetta Amica, promossa dal comune di Sala Consilina e in particolare dal presidente del consiglio Maria Stabile, in collaborazione con il consorzio Piano Sociale di Zona S10, con la diocesi di Teggiano Policastro e con i volontari civili. Quattro le cassette di colore giallo posizionate in zone caratterizzate per motivi diversi da alta densità di traffico pedonale e automobilistico e precisamente in via Gramsci nei pressi delle scuole medie Giovanni Camera, in località Sant'Antonio nei pressi delle scuole elementari e poi ancora nei pressi dell'auditorium comunale Cappuccini e infine in via Luigi Sturzo presso l'ex tribunale. Anche se le cassette sono distribuite nel territorio di Sala Consilina, l'iniziativa è a disposizione di tutti i cittadini dei comuni afferenti al consorzio Piano Sociale di Zona S10. Lasciando un biglietto o recapito all'interno delle cassette, anche in modo anonimo, si avrà la certezza di essere contattati da personale specializzato. Le richieste di aiuto possono riguardare diverse problematiche fonte di disagio sociale, dalla dipendenza da alcol o droghe alla violenza domestica, alla ludopatia o al bullismo. Sono infatti tante le piaghe sociali le cui vittime di ogni età spesso non trovano un modo per far ascoltare il loro grido di aiuto a chi potrebbe supportarle. Ora i cittadini del Vallo di Diano possono farlo anche attraverso SOS Cassetta Amica a Sala Consilina.